Passiamo adesso a lavorare i piedini del nostro diavoletto, quindi il piedino con la scarpa da ginnastica. Inizieremo a utilizzare il nostro filato nero con il quale monteremo una catenella di 8 maglie. 1, 2, 3, fino a 8. A questo punto realizziamo una catenella aggiuntiva e iniziamo a fare 8 maglie basse nella nostra catenella, quindi una, due, fino a 8. Nell'ultima catenella, nell'ultimo punto, lavoriamo ancora 3 maglie basse, tutte nello stesso punto. Una, due e 3 maglie basse. Adesso abbiamo capovolto, vedete? Perché questo il piedino si inizia lavorando giri concentrici. Lavoreremo 7 maglie basse in costa, quindi nella costina che è rimasta dal punto, dalla catenella che abbiamo lavorato nel giro precedente a maglia bassa. Quindi terminate le nostre 7 catenelle, intorno, tutto intorno avremo 18 maglie basse. A questo punto procediamo con il giro numero 2. Il giro numero 2 inizia con un aumento, quindi noi inseriamo l'uncinetto proprio nella punta e realizziamo un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Procediamo con 6 maglie basse, una, due, fino a 6. Procediamo dopo le nostre 6 maglie basse con un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base, un aumento normale. A un certo punto facciamo, a questo punto facciamo un aumento doppio, ossia nella prossima maglia di base lavoreremo 3 maglie basse, tutte nella stessa maglia di base, 3 maglie basse. La maglia successiva vedrà un aumento normale, quindi 2 maglie basse nella stessa catenella di base e 6 maglie basse successive, quindi 2 fino a 6. Terminiamo il nostro giro con un aumento, quindi un aumento normale nella prossima maglia di base, e chiudiamo il nostro giro con un aumento doppio, quindi 3 maglie basse nella stessa catenella di base. Passiamo adesso al terzo giro. Il terzo giro vedrà come prima cosa un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa catenella di base. Abbiate pazienza, si vede poco perché il nero sicuramente non si vedrà molto, però se voi seguite le indicazioni che cerco di darvi corrette, ce la faremo. Abbiamo detto iniziamo con un aumento, dopodiché procediamo con il lavorare 8 maglie basse, una, due, tre, fino a 8. Terminate le 8 maglie basse, procederemo con un aumento, una maglia bassa, un aumento, una maglia bassa e un aumento. Sono 3 aumenti divisi da una maglia bassa. Dopodiché faremo nuovamente 8 maglie basse. Una, due, tre, fino a 8. Terminiamo dopo le nostre 8 maglie basse con un aumento, una maglia bassa, un aumento e terminiamo il giro con una maglia bassa. Adesso abbiamo nel nostro lavoro 32 maglie basse. Procediamo con il quarto giro che inizierà con una maglia bassa. Marchiamo. Procediamo con un aumento e 8 maglie basse, una, due, fino a 8. Terminate le 8 maglie basse, procediamo con un altro aumento, 2 maglie basse e 2 aumenti consecutivi, 2 aumenti normali consecutivi, quindi nelle prossime 2 maglie faremo 2 aumenti, 1 e 1, 2. Dopodiché procediamo con 2 maglie basse, un aumento, 8 maglie basse.
Terminate le 8 maglie basse, procediamo con un aumento, 2 maglie basse e terminiamo con 2 aumenti consecutivi e una maglia bassa. Quindi nelle prossime 3 maglie faremo 2 aumenti consecutivi e una maglia bassa. Abbiamo così terminato il nostro quarto giro che vedrà nel nostro lavoro 40 punti. Passiamo al giro numero 5, che inizierà con 2 maglie basse, quindi una e 2 maglie basse, marchiamo e procediamo con un aumento e 8 maglie basse, quindi un aumento e 8 maglie basse. Terminate le 8 maglie basse, faremo un aumento, 3 maglie basse, un altro aumento, 2 maglie basse, un altro aumento, altre 3 maglie basse, un aumento e 8 maglie basse. Terminate le 8 maglie basse, procediamo con un aumento, 3 maglie basse, un aumento, 2 maglie basse, terminiamo con un aumento e una maglia bassa. Abbiamo così terminato il quinto giro che vedrà sul nostro lavoro 48 maglie. Passiamo al sesto ferro, che inizierà con 3 maglie basse, 1, 2, 3 maglie basse. Procediamo con un aumento e 8 maglie basse. Terminate le 8 maglie basse, procediamo con un aumento, 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4 maglie basse, un aumento, altre 4 maglie basse. Un aumento, altre 4 maglie basse. Un aumento e 8 maglie basse. Terminate le 8 maglie basse, procediamo con un aumento e 4 maglie basse. Un altro aumento, altre 4 maglie basse. Terminiamo il giro con un aumento e una maglia bassa. Procediamo a questo punto, alla fine del sesto giro, abbiamo nel nostro lavoro 56 maglie basse. Nel giro numero 7 lavoreremo le maglie come si presentano, quindi lavoreremo un giro di 56 maglie basse. Ripeteremo il giro di 56 maglie basse per altre 4 volte, quindi arriveremo al giro numero 11 lavorando 56 maglie, compreso, quindi altre 4 giri di 56 maglie basse. Terminati i giri di 56 maglie basse, procediamo adesso con il dodicesimo giro, nel quale faremo 3 maglie basse, 1, 2, 3 maglie basse, aiuto, marchiamo la prima e procediamo con una diminuzione e 8 maglie basse, quindi una diminuzione e 8 maglie basse. Terminate le 8 maglie basse, procederemo con una diminuzione e 4 maglie basse, quindi una diminuzione e 4 maglie basse. Terminate le 4 maglie basse, faremo nuovamente un'altra diminuzione e altre 4 maglie basse. Procediamo ancora una volta con una diminuzione e 4 maglie basse. Terminate le ultime 4 maglie basse, faremo un'altra diminuzione e a questo punto di maglie basse ne faremo nuovamente 8. Procediamo nuovamente con una diminuzione e 4 maglie basse.
nuovamente un'altra diminuzione e 4 maglie basse. Terminiamo il giro con un'ultima diminuzione e una maglia bassa. Passiamo adesso al giro, abbiamo adesso di nuovo nuovamente nel nostro lavoro 48 maglie basse. Procediamo con il giro numero 13, che inizierà con 2 maglie basse e una diminuzione, quindi una, 2 maglie basse e una diminuzione in questo modo. Terminata la diminuzione, procederemo col fare 8 maglie basse. Terminate le 8 maglie basse, procederemo con una diminuzione e 3 maglie basse, una diminuzione e 2 maglie basse, una diminuzione, 3 maglie basse. Una diminuzione e 8 maglie basse. Dopo le 8 maglie basse faremo un'altra diminuzione e 3 maglie basse. Nuovamente una diminuzione e 2 maglie basse. Terminiamo con una diminuzione e una maglia bassa. Terminiamo il giro numero 13 con 40 maglie basse. Passiamo adesso al 14° giro. Inizierà con una maglia bassa, marchiamo, una diminuzione e 8 maglie basse, quindi una diminuzione e 8 maglie basse. Dopo le 8 maglie basse procediamo con un'altra diminuzione, 2 maglie basse e 2 diminuzioni consecutive, quindi diminuiremo nella prima, la prima diminuzione e la seconda diminuzione. Certo, il nero è veramente delirante. Ecco qui, seconda diminuzione, 2 maglie basse, una diminuzione e 2 maglie basse, quindi una, 2 maglie basse, una diminuzione e una, 2 maglie basse. A questo punto facciamo una catenella di 10 maglie. Terminata la nostra catenella, la raddrizziamo per il lavoro, quindi che la catenella sia bella dritta, e contiamo 10 maglie indietro, quindi cioè il lavoro va verso la parte destra, torniamo indietro da dove praticamente siamo già passate e agganciamo le 10 maglie nella decima maglia, nel senso contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nella decima maglia. Inseriamo il nostro uncinetto e facciamo la nostra maglia bassa, quindi scusate, la nostra maglia bassissima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nella decima maglia inseriamo l'uncinetto e chiudiamo con una maglia bassissima, se ci riusciamo ovviamente, chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo. A questo punto torniamo indietro sulla catenella, ripassiamo praticamente sulle nostre 10 maglie perché dobbiamo tornare nella riga di lavorazione, quindi facciamo 10 maglie ripassando sulla nostra catenella, quindi 1, 2, fino a 10, ripassate tutta la catenella. Questo buchino l'abbiamo fatto per poi riprenderlo e lavorare la gambina del nostro diavoletto.
Terminato di ripassare le 10 maglie, finiremo il nostro giro con 6 maglie basse, quindi rientriamo nella maglia di base, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse, una diminuzione e 2 maglie basse, quindi una diminuzione e 2 maglie basse. Due diminuzioni consecutive. Terminate le due diminuzioni consecutive, terminiamo il nostro giro con una maglia bassa. Passiamo adesso al giro numero 15. Iniziamo con una diminuzione, quindi le prime due maglie di base saranno diminuite. Ecco qui, la prima diminuzione e 8 maglie basse. Siamo, come vedrete, arrivati alle catenelle che abbiamo lavorato prima. Procediamo con una diminuzione e una maglia bassa. Quindi una diminuzione e una maglia bassa. Una diminuzione, una maglia bassa. Una diminuzione. Una maglia bassa. Una diminuzione e nuovamente 8 maglie basse, quindi una diminuzione e 8 maglie basse. Procediamo con una diminuzione, una maglia bassa, un'altra diminuzione e terminiamo il giro con una maglia bassa. In questo modo. Siamo arrivati al 16° giro. Iniziamo con una diminuzione, quindi una diminuzione, marchiamo. 6 maglie basse. Terminate le 6 maglie basse, procederemo con una diminuzione normale, una diminuzione doppia. In questo modo prendiamo le prime due costine per la diminuzione normale, per la diminuzione doppia prendiamo 3 costine, quindi prendiamo 3 maglie, lavoriamo le 3 costine insieme e in questo modo chiudiamo. Facciamo dopo la diminuzione doppia un'altra diminuzione normale. Così. E altre 6 maglie basse. Terminiamo il giro con una diminuzione normale e una diminuzione doppia. Passiamo adesso al giro numero 17, nel quale dovremo fare una maglia bassa. Iniziamo con una maglia bassa. E una diminuzione. Procediamo così per tutto il giro, quindi una maglia bassa e una diminuzione, fino a quando non ci rimarranno 12 maglie basse nel nostro lavoro. Terminato il 18esimo, scusate, il 17esimo giro, procediamo con il 18esimo che vedrà 6 diminuzioni. Terminate le 6 diminuzioni. Ci sono rimaste 3 maglie nel nostro lavoro, le prenderemo, faremo un'unica diminuzione, quindi raccoglieremo le nostre 3 maglie in questo modo e le lavoriamo tutte e 3 insieme in questo modo, così. Tiriamo, tagliamo, facciamo una catenella per chiudere bene così e con il nostro ago facciamo rientrare il. Vi insegno un'altra cosa adesso. Quando noi chiudiamo un lavoro ad amigurumi che rimane
piatto, cioè che si vede, perché solitamente noi questi lavori li facciamo all'inizio, in punti che poi vengono coperti o dalla testa o da qualche altro componente del corpo. Quando deve rimanere libero, noi tiriamo dentro il filo con il nostro ago, così. Tiriamo bene in fondo in modo che non si veda fuori nessun tipo di difetto. Rivoltiamo il nostro lavoro e fermiamo la codina, diciamo, che abbiamo tirato dentro con un paio di punti nella parte sottostante del lavoro. Fermiamo con un nodino e in questo modo non abbiamo pericolo che il lavoro risulti, vedete, rimane molto piatto in questo modo. Ora col nero si vede poco, però insomma. A questo punto siamo pronti per riprendere le catenelle intorno al buchino del piede. Partiamo con l'angolino per fare la gamba, partiamo nell'angolino e riprendiamo il nostro filato rosso. Con il rosso riprendiamo 18 maglie intorno a tutto il nostro buchino, quindi 2, 3, tutto intorno dovrete avere 18 maglie. Quando arriviamo nella pattina davanti, vedete che questo è leggermente sollevato. Per uniformarlo, invece di lavorare il punto sottostante, lavoriamo quello sotto ancora. Quindi riprenderemo le maglie in questo modo, allungandole. Così. Una volta terminato di riprendere tutte le maglie intorno al buchino, praticamente, riempiamo il nostro piedino con l'ovatta, quindi lo riempiamo tutto. Una volta che abbiamo riempito il nostro piedino, procediamo con la costruzione della gamba, quindi faremo tutto intorno 18 giri di scusate, 11 giri di 18 maglie basse, tutte intorno, in modo da far crescere la gamba. Per agevolarvi il lavoro, visto che non è proprio il più semplice del mondo, avendo imbottito il nostro piedino, inseriamo le due dita, l'indice e il medio, all'interno del lavoro per separarlo momentaneamente dall'imbottitura. E lavoriamo in questo modo, così, in modo che il dito separi il lavoro dall'imbottitura, altrimenti ve la tirate dentro, così, vedete? In questo modo. Voi girate sempre intorno col dito intorno al lavoro. Ripeto, 11 giri di 12, di 18 maglie basse. Una volta terminati i vostri giri, 11 giri di 18 maglie basse, si può chiudere con una maglia bassissima, agganciandoci nel punto successivo, tiriamo e fermiamo il filo in questo modo. Ops, scusate. Imbottiamo anche la gamba. Dobbiamo procedere adesso col fare la pattina della scarpa, la pata davanti. Io vi faccio vedere quella che ho già completato di scarpina, che è questa qui, vedete, è proprio uguale a quella del pupazzino, compresa la linguetta della scarpa da ginnastica. Dobbiamo fare questa qui, questa parte qua rossa. Quindi riprendiamo il rosso e facciamo una catenella di 12 maglie, una catenellina di 12 maglie. Terminata la catenella, in ognuna delle maglie sottostanti realizzeremo una maglia bassa, quindi la prima sarà un'altra catenella. Saltiamo e procediamo con realizzare le nostre 12 maglie basse, una fino a 12. Procediamo con il giro successivo. Quindi voltiamo, facciamo una catenella aggiuntiva di sostituzione della prima maglia bassa e lavoriamo 5 maglie basse, quindi 2, procediamo con una diminuzione, altre 5 maglie basse, voltiamo il lavoro e facciamo
5 maglie basse, una diminuzione e 4 maglie basse. Procederemo con il lavorare 4 giri di 10 maglie basse. Dopodiché, terminati i giri di 10 maglie basse, tagliamo e fermiamo il nostro filo in questo modo. Procediamo adesso con l'attaccarlo sul davanti della nostra scarpa con ago e filo. Vedete come deve venire? In questo modo. Nel nono giro iniziamo a montare, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nel nono giro iniziamo a montare, quindi inseriamo il nostro ago col filo nero nel piedino, facciamo un'entrata con l'ago in più per fermarlo. Dopodiché posizioniamo la patta esattamente al centro del piede, così, e iniziamo a cucire prendendo i punti da sotto in modo che non si vedano. Così, quando noi cuciamo, prendiamo la maglia di sopra e l'attacchiamo al nero, tirando bene in modo che il filo di cucitura sparisca all'interno della maglia stessa. Vedete? La cucite tutta, dai lati, completamente. Quando arrivate dove avete il filo, lo portate dentro, lo nascondete all'interno del lavoro stesso. Così. Continuate a cucire. Una volta che avremo terminato di cucire tutta la nostra pattina rossa, fermiamo il filo e lo nascondiamo all'interno del lavoro stesso, così. In questo modo. E tagliamo. Procediamo adesso con il filato, quello bianco, per realizzare questa parte, la parte bianca che abbiamo sulla scarpina. Appunto, con il filato bianco facciamo una catenella di 10 maglie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Procediamo con il fare 6 giri di maglia bassa. Quindi avanti e ritorno per 6 volte. Terminati i 6 giri, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo in questo modo. Dopodiché prendiamo nuovamente il nostro filo e attacchiamo questa pattina a quella superiore, cioè al resto della gamba. Però adesso vediamo una cosa: dobbiamo formare la linguetta della scarpa da calcetto, da calcio. Quindi innanzitutto cuciamo il laterale, no? Non tutto, però. Quando arriviamo a questo punto, vedete qui, pieghiamo all'interno in questo modo gli angolini, così. Vedete come qui? Pieghiamo gli angolini lasciando 4 maglie basse, solo 4 maglie visibili. 1, 2, 3, 4. Il resto delle maglie li nascondiamo all'interno e cuciamo tutto il resto in questo modo, tirando bene in modo da nascondere il filo di cucitura. Così. Ecco qui. Vi fermate appena sopra la linguetta, diciamo. Inseriamo l'ago a ritroso, nascondiamo il filo, lo facciamo passare attraverso la gambina, così, in questo modo, accorciamo un po' i fili di risulta.
così. E procediamo nello stesso modo dalla parte opposta. Per i lacci delle scarpe adesso dobbiamo realizzare 10 catenelle, cioè 2 catenelle da 10 maglie. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10 maglie. Fermiamo. Tiriamo bene dai lati e fermiamola, tagliamola via. Ne realizziamo un'altra sempre da 10 maglie e andremo successivamente a cucirla in questo punto. Così ne realizziamo un'altra sempre da 10 maglie che cuciremo sopra. Questo punto abbiamo terminato tutte e due le nostre scarpine. E possiamo iniziare ad attaccarle al nostro vestitino, al vestitino, scusate, corpicino. Andiamo a prendere la parte laterale in questo modo, un punto dalla gamba e un punto dal corpo e chiudiamo. Procedete con un punto dalla gamba e un punto dal corpicino, così. Fino ad arrivare a questo punto, alla fine della gamba, da una parte e ovviamente dall'altra. Quando arriviamo alla fine della gamba, inseriamo l'ago. Nella maglia successiva prendiamo una maglia della gamba in questo modo, così, e ci agganciamo alla parte di fronte del corpo in questo modo, così. E tiriamo. Ripassiamo nelle due maglie del corpo e tiriamo nuovamente e proseguiamo col terminare di attaccare la gamba al corpo, così. Fino a quando non abbiamo terminato. Faremo la stessa identica cosa con l'altra gamba. Una volta terminato di cucire tutte e due le gambe al corpo, procedete con il chiudere questa parte, diciamo la parte che rimane aperta in questa maniera, con un punto da una parte e un punto dall'altra, in modo da sigillare bene l'apertura per inserire successivamente la nostra ovatta. A questo punto inseriremo l'ovatta nel nostro corpo, lo imbottiamo bene, non lo facciamo però troppo gonfio.